tutti. E quindi pensavo che dovessimo essere più presenti, diciamo, su anche quartieri di risposta che rappresenta, per coinvolgere nuove persone, perché ho sempre pensato che questo fosse uno dei principali obiettivi del movimento, quello di far partecipare altre persone. E per questo sono contenta del fatto che oggi come gruppo noi siamo diventati tanti, cioè 3 mesi fa eravamo e forse qualcun altro che io non ho, cioè fino a 3 mesi fa non l'avevo visto. Oggi siamo 20 e molti siamo presenti. Quindi cioè, questo è stato il motivo per cui abbiamo iniziato ad attivarci. Al di là di come è nato questo gruppo, perché non è stata una polemica su come si è formato, su come è nato, sul fatto che doveva essere legittimato. Esistono adesso queste 20 persone attive sul territorio che vogliono darsi da fare per il proprio territorio, anche per gli altri che comunque il movimento è questo, e quindi partecipiamo se siamo presenti anche in altri territori. Abbiamo bisogno dell'autorizzazione di qualcuno per continuare a fare questo. Vuole un'autorizzazione per fare quello che dicono. Per lavorare per il movimento, ha detto praticamente. Abbiamo bisogno di autorizzazioni per lavorare per il movimento. Questo dice. Ed è possibile togliere questa pagina farlocca che dice non ha municipalità con una persona da 3 anni? Questo è tutto il problema. Come? Sono contento, sono con te. Okay. Mi tappa Napoli, però cancelliamo tutto a questo punto. Mi sta bene. Domani mattina cancelliamo tutte le municipalità. Okay. Sono con te. Però cancelliamo. Perché vuoi cancellare le municipalità? Tutte qua. Perché loro si vogliono allargare. Paolo, tutte qua. Per esempio con 2 liste. Dove il movimento si è presentato nel comune, per esempio con 2 liste, Grillo ha fatto la scelta di non farli presentare più. E ha fatto bene. Quindi, se il gruppo di 20 e il gruppo preesistente deve coesistere, levando il discorso della legittimità, proprio per tutti i discorsi che ci siamo fatti stasera, bisogna cercare che questi 2 gruppi, al di là dei personalismi di uno o di un altro, perché sono convinta che se poi Minola si mette a parlare con lui, poi un punto di incontro lo trova, magari può essere che ha litigato con Vincenzo, poi può essere si ritrova con Vincenzo, poi mette la mano, Vincenzo a volte... Ma qua non c'è un problema di 2 gruppi. Io ti conosco da un sacco di tempo, Vincenzo, apprezzo i tuoi pregi e i tuoi difetti, anch'io ho litigato con te, chiunque uno vuole. Tutti litigano. Quindi voglio dire, evidentemente, io non sono in generale una litigiosa, quindi probabilmente ci sono anche dei tratti caratteriali, ma ce l'ho, siamo anime diverse. Vogliamo cercare, e a Pianura sai quanto ci tengo, non partecipo, non è per una questione personale, dico cerchiamo di superare questo problema di Pianura, perché come si deve superare questo barra, così, non è una questione è una questione che se non troviamo il modo di stare insieme neanche tra 30 persone, ma veramente dove vogliamo andare? Cioè veramente il caso è chiudiamo proprio in Italia. Ti vendiamo PD, eh. Posso replicare? Vieni, Vincenzo. A Pianura non c'è un problema di 2 gruppi. Questa cosa deve essere chiarita. Che cosa? Adriana, allora faccia Adriana. No, posso replicare? Un minuto. Però andiamo avanti. Questa è una cosa che sta diventando... Allora, questa cosa deve essere però un po' di voce, Adriana. Però quando mi vado a fare pure. Però se stiamo in silenzio ci sentiamo. Questa campagna elettorale particolare, io non ho riscontrato in 2 minuti
è un po' come voce beh, ha fatto pure Valeria Cerambino, no? Personale, voglio dire, sia presidente del consiglio, la finiamo di parlare. Vediamo un attimo, non rivedere il basso. Il progetto lo sappiamo che ministro stanno parla di là. No? Adriana è brava. Sarà a favore di camera. magari estrapolare già il lavoro fatto anche da tutti i gruppi, altrimenti poi va a finire, cioè quel lavoro va cestinato. Allora, alza che è? Pietro di sopra, ma cosa è? Senza chiare. Pietro? Pietro di sopra. È noto il mio nome che si capisce come ho fatto la campagna elettorale. Lui ha fatto la campagna elettorale personale, lo giuro. Personalissimo, tendenza vedo anche come mi chiamo, è che ero candidato. Allora, io vi giuro che in 3 minuti riesco a fare un discorso politico, però parto un po' da lontano. Allora, io sono innamorato. Ragazzi, Marco, c'è la riunione, non c'è un'altra riunione là. Allora, io sono innamorato, quindi, diciamo, professo l'amore. Ma posso dire di essere l'amore? No, qualcuno mi deve autorizzare? No, è una cosa che appartiene a me, devo dimostrarlo. Posso dimostrarlo? No, amo. Poi cosa succede? Che incontro altre persone che amano. Allora capisco che come le altre persone voglio una società diversa, una società basata sull'amore, quindi sono portatore di interesse e senza rendermi conto io sono un movimento politico perché voglio influenzare quello che succede nella società. Il problema non è chi dice se tu fai parte del movimento o non fai parte del movimento. O ci sei perché hai i principi o non ci sei. Il problema è uno condividere i principi e questo sta dentro ognuno di noi. Penso che non troveremo mai un modo per dimostrare se tu meriti di stare nel movimento perché lo sai solo. Forse neanche tu. Un altro è applicarlo. Allora, quando si applica un principio, per forza, anche se noi siamo non statutari e non... ci vogliono delle regole. Le regole hanno senso quando chi non le rispetta subisce qualcosa, che se chi non le rispetta non subisce niente, le regole non hanno senso. Quindi qualsiasi infiltrazione di persona che non ama nella nostra comunità di amanti non può essere combattuta, l'antivirus non può entrare in funzione, ci vuole almeno una regola semplice che può essere, se la regola A è non possiamo usare il logo dell'amore senza un riconoscimento, se io lo uso, ma che mi fate? Niente, io lo uso e quindi inquino, creo antipatie, se io non mi posso autonominare portavoce
del movimento dell'amore. Io faccio un comunicato stampa dicendo che sono il portavoce del movimento dell'amore di Napoli. E che mi fate? Mi cacciate da dove? Non ci sto. Allora, se io non posso fare comunicati stampa, perché c'è una regola, e li faccio, e poi non mi succede niente, e magari sono candidato, per un esempio, io sto semplicemente formando le prossime generazioni di candidati a capire che non bisogna rispettare le regole, perché noi le regole le abbiamo. Se abbiamo dei principi, i principi portano in maniera conseguente ad avere delle regole morali, l'onestà, non è l'amore, l'onestà è la trasparenza, ma se non l'applichiamo, non possiamo fare le crociate per portare l'amore, no? Bisogna applicare l'amore per portare l'amore. Allora noi dovremmo iniziare a capire, e la mia unica domanda è questa, ma se io non li rispetto i principi del movimento e non mi succede niente, come faccio a difendervi da me che non rispetterò i principi del movimento? Quando troveremo risposta a questa domanda possiamo cominciare a ragionare. Grazie, ok. Franco Palladino. Aveva 35 secondi ancora. Franco Palladino. No, non c'è Franco. Un buon momento, Mauro. Massima, ciao. Mi taccio. Ok. Vado avanti. Lambardella? Lambardella. È un invito. Sabato prossimo c'è il Gay Pride, che è chiamato Human Pride, perché è l'orgoglio di essere umani. Se il Movimento 5 Stelle, lo ricordo, ha votato per il DPL, quindi praticamente la nostra linea politica è per le unioni e per le step pride inoltre la nostra parlamentare Silvia Chiodi ha presentato una proposta per l'educazione affettiva e il Human Pride di Napoli per tenere sull'educazione affettiva. So che c'è una regionale, quindi ovviamente ti potrai uscire. L'appuntamento alle 17:38 a Piazza Dante e ovviamente è rivolto a tutti i cittadini che vogliono difendere i diritti. Allora, sabato 11 luglio, ore 17:38, Piazza Dante. Ci vediamo con quelli che ci conosciamo, quindi praticamente ci uniamo tutti quanti insieme, se ci vogliamo di voi, massima libertà. Poi io so, mi sembra che stia organizzando qualcosa, ma... Giulio. Luciana. Giulio, fai parlare. Maria Muscala. Sì, allora io molto velocemente volevo dire soltanto due cose. La prima che siamo assemblea è iniziata con delle scuse che sono cadute anche un po' in silenzio, e invece io gli vorrei dare un po' più di peso, perché sicuramente Max sbagliò in quella riunione, io stessa censurai il suo comportamento e abbiamo avuto anche modo di avere dei contrasti successivi, per cui non sono proprio il suo avvocato, però in quella riunione se Max ha sbagliato sono stati anche tanti altri errori, e il fatto che lui sia stato tra quelli che hanno sbagliato l'unico però a buone, scusa, mi sembra una cosa da prendere in considerazione per non far cadere questo atto d'amore, questo atto gentile nel movimento italiano. Per quello invece che riguarda tutti questi contrasti che ci vengono, ci sentono, mi rappresenti, mi piace, queste chat enormi, lunghissime, chat segrete che impegnano giornate intere, e mi chiedo, ma quanta gente non lavora? Perché stanno giornate intere in queste chat segrete, tu le apri la sera, perché ci sei capitata, e ti accorgi che stanno parlando, una giornata intera che potrebbe essere dedicata a lavorare su temi che sono importantissimi, ma i temi non significa prendere un argomento e buttarlo lì, significa prendere un argomento, costruirci intorno, creare un'aggregazione di persone competenti che ci lavora, di appassionati che lo vuole fare, e portarlo avanti. Allora,
mi riporto a quello che è successo a Vincenzo Russo. Con Vincenzo abbiamo fatto ultimamente due battaglie, ma che sono veramente importantissime. La prima, quella della falsa bonifica, che il signor Nonno ha tentato di fare a Pianura, immaginando che facendola nelle stanze segrete, lui insieme al Comune di Napoli e l'ARPAC, potesse poi passare come bonifica dei territori. Ma là c'erano poche persone, poche, e dovevano esserci di più a combattere insieme a lui. La seconda importante, quella che sta facendo ancora sull'inquinamento di Bagnoli, di Pianura e del Cotroceno. Allora dico io, lavoriamo sui temi e appoggiamo le persone che stanno in questo momento subendo dei corpi, perché ognuno di noi ha subito delle minacce più o meno gravi, ma quella che ha subito lui, la minaccia, che si è trasformata poi in un'azione violenta e che gli hanno bruciato la roba. Ma io dico, ma quella cosa doveva fare cadere ogni ostacolo da parte di tutti e dire guarda, no, gli interessi sono diversi. Ragazzi, qualcuno, e non dico chi, perché a me non piace mettere zizzania, mi ha pure detto a mezza bocca, ma forse se l'è bruciato. Mamma, una cosa ignobile. Non lo dirò mai. Una cosa ignobile. Allora, siccome noi siamo persone che solidarietà a Vincenzo Russo, questa cosa va sostenuta. Io vi chiedo, a Pianura andiamoci. E personalmente io spingerei anche a una colletta, magari da fatta su quegli errori, per ricomprarvi la rete. L'ho detto anche io, l'ho scritto sulla pagina propria di Vincenzo, con una PayPal, ragazzi, un'offerta. Manuel è l'ultimo. È l'ultimo Manuel. Buonasera, io non ho il diritto di parlare perché non sono movimento, però sono una persona che è molto legata, diciamo, ai valori politici che diciamo, vorrebbe promuovere il movimento. Faccio una domanda a Roberto, mi dispiace di prenderlo come interlocutore, però per me è il riferimento, come penso per tutti quanti qui, diciamo, di un movimento, comunque di valori che dovrebbero essere incarnati. Quindi volevo capire una cosa, e premetto, ripeto, non sono iscritto a nessun gruppo, a nessuno, non faccio capo a nessuno. Sono un cittadino che vorrebbe delle spiegazioni, però da Roberto, in questo caso, perché Roberto è stato uno di quelli che ha concepito il movimento come dovrebbe essere, come dovrebbe, diciamo, rispecchiare la realtà. Per quanto riguarda i gruppi che si vengono a creare nelle varie zone, prendiamo, che ne so, il Vomero di cui io faccio parte, oppure, non so, i Togliaminei, comunque varie zone di Napoli, il fatto che una persona abbia creato un insieme di municipalità, una persona o varie persone abbiano creato un insieme di municipalità, che cosa lo legittima a dire che il mio gruppo, diciamo, che ho fatto io, ma non per una questione di, diciamo, di beghe di potere, oppure di, diciamo, di voglia di mettermi in mostra, ma semplicemente voglia di fare sul territorio, ma non perché loro non mi siano in grado, ma perché magari io, che vivo ai Colli Aminei o al Vomero, conosco le problematiche di quella zona e magari posso dire a una persona di un'altra zona che vuole venire a darmi una mano, posso dire, ma guarda, i problemi sono questi, mi vuoi dare una mano, però i problemi sono questi. Se tu vivi in un'altra parte, benissimo, ti può interessare, ma non è possibile che conosci i problemi della mia zona meglio di me. Il quartiere, la zona. Allora, io volevo capire una cosa, com'è possibile che una persona possa permettersi anche di dire che un gruppo è illegittimo quando ci sono delle persone, 30 persone, 40 persone, 20 persone, che si fanno il culo dalla mattina alla sera, che dedicano la propria vita, lo posso dire, dalla mattina alla sera al movimento? Allora, come si può permettere di dire che è illegittimo? Tu, soprattutto, come puoi permettere a certe persone di dire certe cose? Tu che hai, diciamo, creato, sei stato uno di quelli che ha creato il Gruppo di Napoli, che ha creato, diciamo, questo elemento di condivisione, questa, diciamo, questa, come posso dire, questa proposta così bella, diciamo, di politica completamente nuova. Questa è la mia domanda, e vorrei che, per favore, però, che rispondessi, se puoi. Allora, essendo che è l'ultimo, adesso puoi... Ah, sì, un po' di bellezza. Caro mio, caro mio. Hai detto, allora, come ti chiami? Adesso lancio un bottino. Allora, hai 10 minuti. Non è giusto perché ne voglio... Perché già...
Allora, tre minuti? Vai. Ma vai a ruota libera, è l'ultimo. Vai a ruota libera. Allora, non è il punto di andare a ruota libera e niente. Devo dire la verità, sono stanchissimo. Io non so neanche se riusciamo a farcela migliorare. Non so se intravedo la strada, non so se è giusto che facciamo le elezioni a Napoli. Non so più niente in questo momento, se è giusto, perché ci siamo anche un po' ridotti così, non lo so. Chiaramente questo a me dà meno forza anche poi a lavorare, sai, in Parlamento sulle cose. Questa riunione più o meno l'abbiamo fatta un anno fa, qua al centro direzionale, per dirci proprio una serie di cose. E io non sono mai voluto essere, proprio anche per scelta, presente nel dire cosa si doveva fare, cosa non si doveva fare, chi poteva esserci o chi non poteva esserci, perché ho pensato che comunque si doveva sviluppare qualcosa proprio a prescindere anche da me, visto che negli anni comunque sono stato un motore. E non è stato un abbandono, è stata anche una scelta sulle cose, di non fare determinate cose per far sì che poi nascesse qualcosa di bello a prescindere anche da un gruppo vecchio o da me, e che voi avesse magari portato per quello che facevate qui delle cose stupende magari in Parlamento che io come portavoce potevo applicare. Cioè è stranissimo che noi non abbiamo magari fatto neanche un evento su quello che io ho fatto in commissione di vigilanza RAI qua a Napoli, me l'hanno fatto fare in tutta Italia. Io non l'ho mai chiesto di farlo, ho aspettato sempre che ci fosse il gruppo di Napoli che facesse il percorso e dicesse guardate, fatemi capire, Roberto si è fatto qualcosa di positivo, si è fatto qualcosa di negativo, se gli dobbiamo dare una mano, se noi gli dobbiamo dare una mano. Non è che il processo è inverso, siccome sono in Parlamento allora vi devo dire cosa fare, cosa non fare, dobbiamo fare questo evento. Vorrei che ci fosse l'altro processo, perché quello è di maturazione. Io non volevo essere il comandante, il generale, colui che dà gli ordini, colui che dice cosa è giusto e cosa non è giusto, colui che dice no, tu non puoi partecipare, quale gruppo è legittimo e quale gruppo che non è legittimo. Questa era la cosa più lontana da me stesso e da quello che io volevo fare. E per questo che quando vengo alle riunioni cerco di venire come sono sempre venuto, portando magari solo in più l'esperienza del Parlamento. Quante persone sono venute a trovarmi in vigilanza? Quante persone sono venute in Parlamento a vedere un po' come funzionava il Parlamento? Qua le colpe sono di tutti, anche mia, che magari non sono riuscito a trasferire il fatto che io vi volevo in vigilanza, vi volevo far vedere come lavoro ogni giorno, vi volevo in Parlamento, vi volevo spiegare un sacco di cose. E ogni volta che cerco di farlo e vengo qua, c'è una guerra su tutto. E allora nella guerra io non mi posso inserire a spiegare la fatica che faccio ogni giorno, anche perché in qualche modo un altro meetup lo è diventato il gruppo parlamentare, che ha bisogno anche il gruppo di molto aiuto, di molte riunioni, di molta condivisione. È una fatica enorme. Cioè, da un lato il mio meetup di Napoli oggi è anche l'aiuto che do e cerco di dare al gruppo parlamentare, che è una cosa, ragazzi, ma davvero stancante. E allora non sapevo che cosa fare, se venire ogni volta a ogni riunione qua, cercare di tagliarmi 2 ore al giorno per scrivere sul meetup di Napoli e su altri meetup per cercare un po' di stemperare, un po' di dire delle cose. Perché dall'altro c'è tutto il lavoro in vigilanza, nel gruppo parlamentare, adesso con i meetup e il movimento un po' di tutta Italia. Se ne cade di mail, se ne cade di messaggi su Facebook, cioè sono da questo punto di vista esausto, però io sono sempre carico, perché lo sapete che ci credo ciecamente e in modo onesto intellettualmente, da tutti i punti di vista. Penso che dopo tanti anni mi conoscete. Allora dico, la riflessione la dobbiamo fare insieme su cosa vogliamo fare e su come vogliamo essere. Io non voglio comandare, perché mi sembrava la cosa più immatura da fare per un gruppo che vuole essere una partecipazione attiva, al di là del movimento, per un meetup che voleva essere tutti insieme nel decidere le cose. Quello che hanno fatto in Grecia era ad Atene, hanno fatto un referendum, ha deciso il popolo. Noi siamo una parte di popolo che dovrebbe prendere decisioni su cosa è meglio.